gli spari tra la gente, il fuggi-fuggi generale, due corpi a terra, sangue, grida, ancora morte a Napoli, ieri il duplice omicidio nel quartiere Miano, in vico Vincenzo Valente, nei pressi di un ufficio postale di una piscina affollata da mamme e bambini. Carlo Nappello, di 45 anni, ed il nipote omonimo Carlo Nappello, di 23 anni, sono stati raggiunti da una raffica di colpi d'arma da fuoco mentre erano in sella ad uno scooter. Esplosi almeno 20 colpi con una pistola semiautomatica. Per i due uomini non c'è stato scampo, sono morti prima dell'arrivo dei soccorritori. I due corpi a terra coperti dalle lenzuola. Tutto intorno gente a guardare, tra cui bambini. A squarciare il silenzio le grida dei parenti. Indagano i carabinieri. I due vengono indicati come già noti alle forze dell'ordine vicini al clan Lorusso. Sale dunque la tensione in città. All'alba un uomo di 29 anni, Carmine Picale, era stato ucciso mentre si trovava in un pub alla Riviera di Chiaia. Con quelli di Migliano salgono a 6 le vittime nel giro di 3 giorni, con il duplice omicidio a Giuliano e il morto di Afragola.